Odoardo Focherini nacque a Carpi il 6 giugno 1907. I suoi genitori, Tobia Focherini e Maria Bertacchini, erano di origine trentina. Il padre lavorava come venditore di armi e di vetro. Odoardo aveva due sorelle e perse la madre quando erano piccoli. Da ragazzino frequentò l'oratorio di Don Armando Benati. Lasciò presto gli studi e andò a lavorare col padre, divenendo garzone di bottega. Nel 1924 si fece capo dell'Aspirante, un giornalino per ragazzi che diverrà poi strumento di collegamento regionale e nazionale per i ragazzi dell'Azione Cattolica. Nel 1934 viene assunto in un'agenzia di Modena, la Cattolica Assicurazione, e abbandona l'attività del padre. Nel 1936 divenne presidente dell'Azione Cattolica Diocesana. In seguito, nel 1939, assunse l'incarico di consigliere dell'Avvenire in Italia, uno dei principali quotidiani cattolici con sede a Bologna. Nel 1942 il direttore dell'Avvenire gli affidò l'incarico di mettere in salvo alcuni ebrei polacchi giunti a Genova su un treno di feriti. Dopo l'8 settembre del 1943 molte cose iniziarono a cambiare. L'Avvenire in Italia, infatti, piuttosto che diventare un organo a disposizione degli occupanti nazisti, prima interrompe le pubblicazioni, poi ne esce saltuariamente con solo una pagina. Da questo momento l'impegno di Focherini a favore degli ebrei si fece più intenso e rischioso. Iniziò a prendere contatti con persone di fiducia e a tessere quella tela di aiuti organizzativi che gli servirono per procurarsi carte d'identità in bianco, compilarle con dati falsi e consegnarle ai perseguitati per accompagnarli al confine con la Svizzera. Dopo pochi mesi riuscì a costruire un'efficace organizzazione clandestina per condurre in salvo gli ebrei. Nel marzo 1944 organizzò la fuga di Enrico Donati dal campo di smistamento del Fossoli e con la scusa di un'operazione cucica pocente. Ma a causa di questa fuga venne arrestato e condotto nel carcere di San Giovanni Monte a Bologna, dove rimase fino a luglio. Successivamente verrà trasferito nel campo di Fossoli e di Gries, poi in Germania e nel campo di Erzbruck e di Flossenburg. Dei mesi rimane come testimonianza preziosissima il corpus delle 166 lettere che Focherini riuscì a far arrivare a sua moglie Maria, ai suoi genitori e agli amici. Il 27 dicembre del 1944, al sottocampo di Erzbruck in Germania, a causa di una setticemia conseguente alla ferita a una gamba, morì. Il 10 maggio 2012 Papa Benedetto XVI ha firmato il decreto che ne riconosce il martirio in odium fidei. Tale riconoscimento ha aperto la strada alla beatificazione di Focherini. Nel 1926 fondò lo scautismo a Carpi e ne divenne responsabile. Nel 1930 si sposò con Maria Marchesi, dalla quale ebbe 7 figli. Noi studenti della seconda H delle scuole medie Fiori siamo contenti di aver conosciuto la storia di un nostro concittadino che si è battuto per la libertà di persone innocenti. Nella terza sala del Museo Monumento al Deportato è graffita la frase pronunciata nel carcere di San Giovanni Monte da Focherini al cognato: se tu avessi visto come ho visto io in quel carcere quello che fanno partire gli ebrei, non penteresti di averne salvato il numero maggiore. La mia città è Formigine!